Bentrovati in questo breve video, vediamo come inserire un master esistente all'interno del nostro file di progetto su cui stiamo lavorando. Quindi servirà, oltre al file di lavoro corrente, anche un altro file di Archicad che contenga al suo interno il master che a noi serve. Nel nostro caso abbiamo un file che si chiama modello tavola, dove all'interno c'è esclusivamente come contenuto questo master da importare. Allora, per unire questi due file, semplicemente in Archicad, dal menu Archivio, Gestione File, Unisci. A questo punto andiamo a selezionare il file che a noi interessa, che è il file modello tavola, che come dicevo è un file che contiene nel nostro caso esclusivamente il master che a noi serve. Clicchiamo su Apri. A questo punto ci viene chiesto che cosa vogliamo unire, perché ovviamente questo comando serve per unire non soltanto layout e master, ma anche per unire dei veri e propri progetti. Quindi nel nostro caso non cliccheremo su edificio virtuale, ma su book di layout, tutti i layout, master e disegni. E clicchiamo su Unisci. A questo punto, nell'albero del sottinsieme della pubblicazione, troveremo aggiunto ai master esistenti il master importato, che si chiamerà modello tavola A1. Allora, se lo andiamo ad aprire, vediamo come ci sono tutta una serie di scritte e di squadrature già impostate, che noi possiamo andare a modificare in modo da poterle rendere definitive sul nostro master. Nel nostro caso possiamo sicuramente andare a cambiare, per esempio, il cognome e il nome, mettendo il nostro nome e cognome, in questo caso Rossi Mario, no? Controllare tutto il resto delle scritte, che in questo caso vanno bene. Ecco, l'unica osservazione è sul numero della tavola e sulla scala. Per quale motivo? Perché se noi lasciamo questo numero 1 con una scala 1-100 nel master, tutte le tavole che andremo a fare avranno queste due scritte non modificabili, quindi conviene toglierle. Quindi magari prima di togliere però questa scritta 1, conviene che ci ricordiamo che carattere e che altezza è stata utilizzata. In questo caso Garamond 15, e quindi lo cancelliamo. Per quello che riguarda scala 1-100, il carattere è Garamond 2 e anche in questo caso lo andiamo a cancellare. Bene, a questo punto diciamo che il nostro layout, modello tavola A1, è completo. Andiamo a creare una tavola, quindi nuovo layout, questa tavola la chiameremo tavola 1 e scegliamo come master in cui abbiamo appena lavorato, cioè modello tavola 1. Clicchiamo su Crea, vedete c'è la nuova tavola, vedete che questa tavola ha tutte le scritte e le squadrature in rosso per dire che sono del master. A questo punto andiamo a inserire il numero della tavola. Allora, col comando testo inseriamo l'area, scegliamo il nostro carattere Garamond, l'altezza che è 12 e il numero della tavola che nel nostro caso è 1. In modo analogo mettiamo la scala. Individuiamo l'area su cui scrivere, carattere Garamond, l'altezza avevamo detto che era 2 e inseriamo la scala, in questo caso scala, che ne so, 1500 perché è la planimetria. Vorremmo mettere delle planimetrie adesso. Ecco. A questo punto la nostra tavola è pronta, possiamo andare a scegliere che cosa inserire. Adesso prendo un disegno, diciamo più o meno a caso, e lo inserisco. In modo analogo possiamo fare un'altra tavola. Ritorniamo sull'albero dei sottinsiemi della pubblicazione. Nuovo layout, lo chiameremo questa volta tavola 2, scegliamo il solito master modello tavola 1 e lo creiamo. Come abbiamo fatto prima, andiamo a inserire il testo, in questo caso inseriremo carattere Garamond, altezza 12, il numero della tavola in questo caso sarà 2. E ugualmente per la scala inseriamo la scala di questa tavola, non so se qui ci saranno delle piante. Garamond 2 e scriveremo che ne so scala 1-100. Bene, a questo punto inseriamo i disegni che a noi servono in questa tavola. Adesso qui prendo un altro piano, diciamo più o meno a caso, lo inserisco. In questo modo, ecco, vedete, abbiamo creato due tavole con la squadratura modello che ci è stata fornita e queste tavole possono essere, diciamo così, utilizzate in Archicad per nostro progetto e quindi utili per le stampe finali. Grazie per l'attenzione.